Eric, ma si può sapere cosa stai facendo? Perché devi essere sempre così strano? Non sono strano, mi sto esercitando. In cosa? Da grande voglio diventare un supereroe che sputa ragnatele dalle mani. Sputa? Sì, un supereroe che è stato morso da un ragno e acquisisce i poteri di ragno. E mi chiamerò Ragno Uomo. Ma già c'è un supereroe così e si chiama Spider-Man. Ah. E allora io cosa posso diventare da grande? Non lo so, ma mi sembra improbabile che tu diventi un supereroe. Ci sono! Potrei diventare un cattivo mascherato che sogna di robotizzare il mondo. Cosa? No, anche quello già c'è e si chiama Dottor Genio. Mi dispiace Eric, dovrei diventare qualcos'altro. Ma perché ti fai tutte queste domande stamattina? Perché oggi è il mio momento. Il tuo momento? Buongiorno ragazzi! Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Noi dillo, chi siamo? Dillo. Insieme! D'insieme, 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 d'insieme. Basta, basta. Secondo me da grande non diventerai neanche un ballerino comunque. Insomma, non sei molto bravo. Vi ricordate che qualche giorno fa Dominique ha giocato a un'applicazione che le ha mostrato il suo futuro? Tutta la sua vita, anno per anno. Beh sì, ma non era molto realistica, insomma, non era molto credibile. Era molto strana. Ho avuto un futuro stranissimo, ve lo ricordate? Sono finita con gli alieni. Hai partorito un alieno. È stato incredibile e voglio assolutamente scoprire come sarà il mio futuro. So che anche voi siete curiosi, quindi oggi ragazzi, io vivrò 100 anni in un giorno solo. Tutta la mia vita scopriremo quello che sarò da grande, da 0 a 100. 100 anni, fino a che poi... Wow, ci sarà da divertirsi, sono curiosa. Anche perché il futuro sei tu a deciderlo, facendo le tue scelte anno per anno. Quindi vediamo se sei più bravo di me. Eccoci qui ragazzi, la prima cosa da fare è scegliere il bambino che voglio essere. Beh, direi che lui mi somiglia di più. Davvero? Sì. Eccomi qua. Che piccolino, eri così da piccolo? Sì, e mi chiamavo Lewis. Ma non è vero. Ah, si può scegliere? No, mi chiamavo Eric. Cioè anche adesso mi chiamo Eric. E penso che mi chiamerò Eric anche a 100 anni. Un anno? Sì, il mio primo anno di vita, sto gattonando. Vediamo cosa fai a un anno. Sei piccolo, col ciuccio in bocca. Sì, sì, mi ricordo facevo Guarda, questo. Sono i tuoi genitori. Wow. Somigliano ai tuoi genitori? Sì, un po' sì. Devi scegliere se andare da mamma o papà. Da chi vai? Da chi vado? Perché devo scegliere? Non posso abbracciarli entrambi. No, devi scegliere Eric, devo devi scegliere. Uno. Non posso scegliere tra mio padre. Eric, ho capito. Non è che ti stanno chiedendo di vivere solo con uno dei due? Allora decido. Amberba Cicico col dottor Timothy sul comodo. Cosa? Mamma! Stai andando dalla mamma? Adesso hai 2 anni, vediamo cosa fai ai 2 anni. C'è la mamma, stai giocando con mamma. Devo evitare gli ostacoli, ok. È facile. Che devi sempre facile, andare verso la mamma. Non è difficile. Mamma, vedi che sono bravo? A quanto pare sono molto legata a mamma. Che carino, sei cresciuto, hai 3 anni. Sì, ma sembra che ne ho 15. Bene, vedi sei grandicello. Però gattoni ancora. Che fai? Che fai? Stai facendo? Oh, devo scegliere tra vaso e giocattolo. Vaso! Come vaso? Eric, sì, dovresti prendere i giocattoli, ecco. Non i vasi! Wow, un vaso! Allora rompe... No! Eric, hai fatto cadere papà! No, no, papà non ce l'ha fatta. Cosa? Sì. Hai perso? Sì. Ho fatto male a papà, ma male per sempre. E devo ricominciare perché... Perché l'ho fatto? Ma bravo, Eric! A 3 anni tu hai già distrutto tutto nella tua vita. Hai già sbagliato tutto. Bravo, molto bravo. Direi di riprovare. E mi raccomando, fai con calma le tue scelte. Tu sei un bambino. La cosa adatta per te era un giocattolo. Bene, scegli il giocattolo. Vediamo che succede adesso. Che fai? No, no, no! Ma perché lo rompi? No, adesso papà si arrabbia. E beh, poteva finire peggio. Sei un bambino monello. Eric! Perché lo hai fatto? L'ho distrutto. 5 anni, trasformazione in corso e... Perché ti trasformi? Sei diventato grande. Adesso sembra che ho 18 anni, non 5 anni. E in effetti sei troppo grande. Oh, è Guarda, ora di pranzo. A scuola. Quella sei tu?
Non lo so. Non andavamo a scuola a 5 anni, no? Invitala per pranzo o mangia da solo? Cosa fai? La invito per pranzo. Oh, che carino. Ciao, vuoi mangiare con me una bella pizza? Ti va? Una pizza? Dai, vai. Per pranzo a scuola, una pizza. Io ci ho provato. Leggero. Hai 6 anni? Mamma, mi sa che ti stai rimproverando. Ti ho messo in casa. Oh, mamma. Ma io non voglio pulirlo. No, aspetta. Un momento, Eric, perché avete un butter così sporco in casa? Ma che schifo, da quanto tempo non lo pulite? Beh, in famiglia non ci piace fare le pulizie. Cosa? Sto scherzando, dico qui, in questa famiglia del gioco. Oh, oh. Dai, pulisci, pulisci, più forte, strofina. Ah, si pulisce bene però. Fa un po' schifo. Dai, pulisci, strofina, devi aiutare tua madre. Forza, devi aiutare tua madre. Ho capito, però... A 7 anni, come sarà la tua vita? Sei in campeggio con i tuoi genitori. Wow. E lì ci sono dei ragazzi. Pesca o vai dai ragazzi? Cosa vuoi fare? Andare dai ragazzi, divertirmi con loro. Sì, ragazzi, sono qui, guardatemi. Sto arrivando vestito così. Ma come? Sì. Entri in acqua così? E vai, sto giocando, sono pure popolare. Bravo, hai fatto nuove amicizie. Cos'è quella cosa che si avvicina, Eric? Una montagnetta? Un mega squalo! Cosa? No, questo è strano. Siete finiti tutti dentro la sua bocca? Tipo Pinocchio? Costruisci una zattera o usa le piume? Questa è una brutta situazione. Stiamo ragionando su come uscire da questa balena. Potete costruire una zattera oppure far solletico alla balena. Voi ragazzi che cosa fareste? Io proverei col solletico. Vediamo se funziona. E chi è la balenuccia di papà? E chi è la balenuccia di papà? Chi è la balenuccia di papà? Vediamo se vi sputa fuori. Ci sputa? Sì, ci ha sputati. Wow, vi siete salvati, meglio di Pinocchio. 8 anni, state giocando in un parco. Ah, devo acchiapparli. Perché devo scontrarmi contro i ragazzini? Non lo so, è strana la tua vita, Eric. Sì, aspetta che prendo quello. Perché quello sbatte nei muri e torna indietro? Guardate. Perfetto! Ero molto strano a 8 anni. Sei nella tua stanza? È Halloween! Banana o clown? Devi scegliere il travestimento. Banana, perfetto! Cosa? Ti sei vestito da banana per Halloween? È bellissimo, sono Banana Man! E quelli sono i tuoi amici? Sì! State andando in giro la notte di Halloween. E sono vestito da banana, ricordiamocelo. Andiamo nella casa carina o nella casa spaventosa? Ho paura, andiamo in quella carina. Davvero, ad Halloween? Sì. Che fifone. Tu. Scusi, mi dà tanti dolcetti? Dolcetto o scherzetto? Signora? Cosa? Ma che cattiva! Andiamo in un'altra casa. Questa. Vediamo. E allora, toc toc. Vediamo dolcetto o scherzetto? Mamma! Nello spirito di Halloween! E ci ha dato tanti dolcetti. Somigliava allo spirito di Halloween quello. Ma mi ha dato i dolcetti, era simpatico. A 10 anni stai imparando a nuotare, guarda! Ma non è vero, io ho imparato a 16. Davvero? Hai imparato, bravo! Sì, evviva! Papà vuole che lo aiuti a pulire la macchina. Ma perché vogliono sempre farti pulire tutto? Non ho capito. Devi aiutare in casa, è giusto? Vabbè. Sì, vivo, ma non è male questo. Meglio di pulire il water. Guarda, ta. Sì. Anche la macchina era molto sporca. Certo che sono proprio sporchi i tuoi genitori. Ehi, non parlare così di mia mamma e di mio papà. Sono stati molto impegnati loro. Lavorano tutti e due. Oh, scusa, stavo scherzando. Sì, e lo fanno per me. Adesso sei in chiesa. Pace nel mondo. Sei insieme al prete? Sì, e mi ha detto che sono molto saggio. Stai crescendo! Adesso sei un ragazzo. Sì, ho comprato anche una giacca nuova. Tan tan. Sei al liceo? Wow, secondo te sono popolare oppure no? Lo scopriremo. Forse no. Oh, mi ha fatto... Oh, no, dai, perché ci sono i bulli? Lotta o continua a camminare? No, Eric, no. No, non voglio lottare. Continua a camminare. Giusto, hai fatto bene. Lasciamoli perdere. Ancora! Ehi! No, i calci no. No, dai! Ma è terribile questa cosa! Hai 14 anni. Devo raggiungere la mia ragazza. Mi sono fidanzato! Cosa? Aspetta. Sono io? Sei tu. Tranquillo. Non essere gelosa, è un gioco. Beh, in effetti noi ci siamo fidanzati quando avevamo 14 anni. Sei con i tuoi amici adesso? Siamo in un lago. Wow. Sì, mi sono tuffato. Ma io non... Oh, mamma, ma era alto. Ma io non sono così coraggioso, non è vero. No, tu sei quello. Non conosci neanche te stesso. Si somigliano tutti in questo gioco. Salta o non saltare? Non saltare, decisamente no, non no, saltare. Saltano tutti, anche lei?
Beh, buttati pure, cara mia. Ma sono io quella. Stai giocando ai videogames e quella sono io. Sì. Scusami, Dominique, sto giocando. Guarda, non mi ascolti, mi sto arrabbiando. Dominique, sto giocando. No. Oh, no! Ti ho staccato la spina. Ti ho staccato la spina. Cosa hai fatto? Abbracciala o ignorala. Sono arrabbiato, ti ignoro. Ehi. Ecco, rimettiamo questa spina e andiamo. Ah, me ne vado arrabbiata. Va, vai pure. Sì, se n'è andata. Eric. 20 anni, come? Come passi da 17 a 20 anni? Perché passi da 17 a 20 anni? Devi sapere che la vita passa in fretta. Neanche te ne accorgi e hai già 20 anni. Sei anche cresciuto. Oh, sono diventato un ragazzo. Non come ti entrava più la giacca. L'hai buttata? Sì. Devo scegliere adesso quella che vorrei contattare per essere la mia ragazza. Davvero? Sì, cioè... Ma come? Ma non si sceglie così una fidanzata? No, Alice non mi piace. Un gorilla. No, aspetta, che c'entra un gorilla? È bellissima. Ha un fiocchetto. Beh, allora sì, io voglio te. Cosa? Sei sicuro? Sì. No, aspetta, vuoi fidanzarti con un gorilla? Scusami, Dominique. Ma l'hai vista? È bellissima. Mi sento un po' offesa e continuo a credere che tu non stai facendo le scelte giuste nella tua vita. Però è una bella ragazza gorilla. Tu e la tua nuova ragazza vi state divertendo molto insieme. Sì. Oh mamma. Però la gente ha paura, ragazzi, la gente ha paura perché sei fidanzato con un gorilla. È la gente che è cattiva, che non accetta la diversità. Non posso essere fidanzato con un gorilla. Eric, sei andato a vivere nella giungla col gorilla? L'amore mi ha portato a fare delle scelte molto strane. Delle scelte sbagliate. Può essere. Non puoi abbandonare tutto e vivere nella giungla. Chi ti senti, Tarzan? Io non volevo proprio questo nella mia vita. Forse ho sbagliato qualcosa. Vabbè, c'è ancora tempo per rimediare. Devo scegliere tra cocco o pesce. Che scelte difficili. Cos'è la cena? Mi piace il cocco. No. No. È caduto in testa. Che fa? Si arrabbia. Oh, hai perso di nuovo, Eric. Ma la mia ragazza mi ha... Io la amavo. A quanto pare lei no. Eccoci qua. Oh, siamo arrivati in hotel. Finalmente. Abbiamo dovuto cambiare stanze di hotel. Guardate, è diversa. Come sapete benissimo tutti ormai, in questi giorni stiamo lavorando alle riprese del nostro film. Quindi ci spostiamo spesso in vari posti. Sì, ma non posso lasciare in sospeso la mia vita. Quindi devo finire quella partita. Devo scoprire il mio futuro. Beh, arrivati a questo punto, in effetti, Eric, siamo tutti curiosi. Quindi continuiamo. Ho 23 anni. Dopo quello che è successo, ho deciso pesce. Ecco, sto catturando un pesce e eccolo qua. Qui c'è il nostro pranzo, cena, colazione. Sembra contenta. Perfetto. Eric. Che significa? Guarda, Dominique, non continua la strada. Già, Eric, lo vedo che non continua. Che significa? Arrivo a 25 anni e poi la strada si ferma? Ma... io ho 25 anni adesso. Dominique, io ho 25 anni, ho paura. Ok, calmati, è solo un videogioco, dai. Adesso, oggi, in questo momento, io ho 25 anni. Sì, vabbè, ma quella è la realtà. Questo è solo un videogioco. Non fa niente, devi continuare a giocare. E il 10 agosto del 2022 avrò 26 anni. Forse non ci arriverò. Dai, senti, è solo un gioco. No, Dominico, non voglio premere. Dai, devi finire questo gioco. È solo un gioco, stai tranquillo. Che brutto gioco. Sei tu che hai scoperto questo gioco, dai. Va bene, Eric, è solo un gioco, dai. Oh, mamma, dai, ci sono dai. Dei gabbiani. Fa che non è vi così. Vi state sposando. Oh. Guarda, gli animali sono invitati al matrimonio. Certo, sono tutti i nostri amici, amici di famiglia. E non c'è nemmeno un umano. Ma dai, allora non mi succede nulla. È un giorno felice, felicissimo. Ho paura, Eric. Visto. No, aspetta un attimo. Che succede? Cosa? Com'è successo? Com'è successo? Ma perché? Non ho capito. Com'è successo? Scusami, ma ti stavi sposando, non ti è successo niente, stavi bene. Che è successo? Io penso che alla fine del matrimonio c'è sempre un banchetto. Forse il banchetto era lo sposo. Cioè, il banchetto ero io. Tu stai dicendo che tutti quegli animali ti hanno mangiato? Sì, penso proprio di sì. Sono buono comunque. Non sono più vivo. Fine della vita. A 25 anni. Ma che gioco orribile, Dominique. Ma cosa mi hai fatto giocare? Io? La colpa è tua. Tu hai deciso di giocare a questo stupido gioco. E qui dice: riposa in pace. 25 anni. Non hai guadagnato niente.
non ho nessuna carriera perché non ho fatto nulla nella vita. Ero così giovane, pieno di vita. E felice solo al 50%. Beh, Eric, io pensavo che la mia vita in quel gioco fosse stata brutta. Ma mi sa che devo ricredermi. La tua è stata tremenda! E poi non ho capito come che è successo. Ragazzi, secondo voi cos'è successo? Secondo voi ero io il banchetto o è accaduto qualcos'altro? Ti dico io che cosa è successo. Cos'è successo? Che tu hai fatto delle scelte sbagliatissime nella tua vita. Dominique, io ho seguito il cuore, l'amore, mi sono innamorato di Gorilla. Devi fare delle scelte migliori, mi raccomando. Sì, ma Dominique, io ci vivo oltre i 25 anni, no? Se farai delle scelte più sagge, sì. Secondo voi la vita di Eric è stata una bella vita o una bruttissima vita? Fateci sapere cosa ne pensate. Adesso io questo gioco lo cancello, lo elimino, non voglio giocarci più. È stato cattivissimo con me. D'insieme, 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 d'insieme.